Questi bambini con i genitori sono stati intercettati stanotte dalla guardia costiera turca. Scappano dalla Siria e vogliono raggiungere l'isola di Lesbo. Mentre loro rischiavano la vita in mare, a Bruxelles i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea raggiungevano l'intesa sul negoziato da avviare con Ankara per porre un argine all'emergenza immigrazione. In questi minuti il presidente del Consiglio Europeo Tusk sta mettendo sul piatto del primo ministro turco Davutoglu la bozza stesa nella notte dai 28. Con loro ci sono anche il presidente della Commissione Juncker e il premier olandese Rutte alla presidenza semestrale dell'Unione. La bozza su cui si tratta è differente rispetto alle richieste presentate il 7 marzo dalla Turchia. Uno dei punti più critici riguarda il raddoppio degli aiuti economici. Erdogan chiede 6 miliardi e non solo 3. Ma su questo la posizione dell'Europa sembra chiara e orientata sul no, almeno per i prossimi 2 anni. C'è distanza inoltre sulla liberalizzazione dei visti e sull'accelerazione, su questo Cipro ha posto il veto, delle pratiche per l'ingresso della Turchia nell'Unione. Si parla infatti solo di un lavoro preparatorio. Altro nodo, quello dei respingimenti, dei ricollocamenti. La Turchia dovrebbe impegnarsi a riprendere ogni migrante irregolare arrivato sulle isole greche dalle sue coste. Per ciascuno di loro però l'Europa si fa carico di un profugo presente nei campi turchi. Le regole valide per Ankara, chiede Renzi, siano valide anche per gli altri paesi da cui sono previsti numeri massicci di sbarchi, quindi la Libia. Intanto a Taranto il nuovo hotspot è già sovraffollato dopo gli ultimi arrivi. 8 bus con 400 migranti sono giunti nella notte da Reggio Calabria e il centro ne può accogliere 300.